Su Radio Sound c'erano i ricchi e poveri, però io adesso switcho immediatamente perché ho un'emergenza che riguarda un amico a quattro zampe che si chiama Jack. Irene, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Sono con Irene Mannino, fa l'addestratrice. Senti, mi racconti un po' la storia di Jack, perché questa è una cosa che dobbiamo, come si suol dire, far cotta e mangiata. Bisogna che troviamo una casa a Jack assolutamente. Esatto, allora Jack ha 3 anni, è un maschietto. Nella sua vita ha passato 2 famiglie, fra una famiglia e l'altra è stato 1 anno in canile. In realtà Jack è il tipico super cane che ha avuto semplicemente la sfortuna di finire in posti a lui non adeguati o in famiglie a lui non adeguate. E Jack è un cane super collaborativo, è bravissimo con tutti i cani, fra l'altro è il tipico cane da fattoria, perché abbiamo scoperto essere un cane perfetto in mezzo a cavalli, pecore, galline, conigli, che più ne ha più ne metta. È semplicemente un cane che ha bisogno di vivere in natura, in un contesto il più possibile naturale, perché la vita da città e da appartamento non è assolutamente fatta per lui, perché è un cane molto attivo, molto gioioso. Diciamo che ha bisogno di spazio. Ha bisogno di spazio verde. E ha bisogno di persone dinamiche, quindi non una vita sedentaria, ecco. Okay. Il concetto è un po' questo. Senti, ma quanti anni ha? Che razza è? Allora, ha 3 anni, viene dichiarato come un meticcio. In realtà assomiglia molto a una razza retriever che nasce come cacciatori di anatre, però è dichiarato come meticcio. È un cane molto riservato ma super fedele ai proprietari, quindi una volta che lui si fida del proprietario, per il proprietario darà della vita, degli estranei diffida. Altre caratteristiche, ci hai detto un po' tutto, voglio dire. Sì, nel senso che è veramente un cane che dove lo metti sta, ecco. Non c'è il problema di avere paura di perderlo, fare, disfare, appena gli si chiede una cosa lui fa di tutto per rendere felice la figura di riferimento. Cioè il suo obiettivo nella vita sembra proprio essere collaborare, fare cose con la sua figura di riferimento. La prima cosa che mi viene da chiederti, Irene, no? Tutti questi cambiamenti che lui ha avuto nella sua vita non fanno bene ai cani, no? Prendere, portarli, ecco. No. Lo avete aiutato voi da questo punto di vista? Assolutamente, perché in realtà il suo problema era che era un cane che era assolutamente stato privo di esperienza, che aveva sempre vissuto la sua vita praticamente chiusa in degli appartamenti. Questo l'aveva portato ad avere molta paura del mondo esterno, sì, ok? Quindi era un cane che si spaventava facilmente. Quindi il percorso che io ho messo in campo con lui è stato proprio fargli scoprire gradualmente il mondo, perché lui non conosceva nulla del mondo. Non era mai stato in paese, non era mai stato in un bar, non aveva mai fatto un viaggio, non era mai andato in una stanza d'hotel. Io gradualmente gli ho fatto vivere tutte queste esperienze con la mia vicinanza, in modo che lui si potesse sentire al sicuro e protetto, e una volta che ha capito che il mondo non era nulla di minaccioso, ha iniziato a distendersi e a vivere serenamente la sua quotidianità. Ecco, veniamo alle cose proprio concrete. Jack ha bisogno di una casa. Come fare se ci fosse un ascoltatore interessato che volesse naturalmente entrare in contatto con lui e portarselo a vivere, a condividere la vita? Per venire anche solo a conoscerlo, possono contattarmi al mio numero di telefono. Io sono Irene Mannino, 349 1469098, o possono contattarmi tramite le pagine del centro, del mio centro cinofilo, Sirio Centro Cinotecnico SD. Questi sono i luoghi in cui le persone mi possono scrivere, in modo da avere anche solo qualche informazione in più, insomma. Vi abbiamo raccontato anche un sacco di cose, abbiamo raccontato anche la privacy di Jack, spero non si offenda. No, e qui si è sommesso di fianco a me, ecco. Quindi direi che non si è offeso. Non si è offeso, quindi chi fosse interessato, ricordiamo 349 146 90 98, parlate con Irene Mannino e vi mettete d'accordo anche per conoscere questo super cane. Irene, grazie mille. Grazie a voi, grazie mille. Buona continuazione.